Tappa a Barete per il Festival Abruzzo dal Vivo edizione 2021. All'interno del borgo i tanti artisti hanno deliziato cittadini e turisti con esibizioni live nell'accattivante location del paese aquilano. Durante la serata assaggio dei prodotti tipici locali nella piazza principale del paese. Ai nostri microfoni la soddisfazione del direttore artistico Eleonora Coccagna. Io ci credo tantissimo, perché la residenza d'artista e l'arte di comunità sono due concetti importanti che si allontanano da quello che è l'evento spot, che per quanto grandioso, come abbiamo visto, quindi eventi straordinari tipo, ecco, Einaudi al Lago di Campotosto sicuramente passerà alla storia della musica in natura per l'Abruzzo, però questi interventi dei piccoli borghi lasciano un segno profondo, perché la comunità è partecipe, aiuta l'energia degli artisti, il senso di comunità che già da questa mattina si è fatto sentire con gli abitanti che hanno aperto le porte delle loro case, hanno prestato scale, scotch, hanno collaborato attivamente agli allestimenti. E quindi vuol dire che siamo riusciti nell'intento, perché l'arte di comunità è parte integrante del progetto BAM, che normalmente negli anni, nelle scorse edizioni, era un'estemporanea di pittori, quindi diffusi nel borgo. Quest'anno, a causa della pandemia, tutto ciò non è stato possibile attivarlo e quindi ci siamo inseriti in questa edizione che penso sarà molto particolare.